Mi trovo a Creta, esattamente nella città di Eraclio, e qui ho scoperto questa bellissima chiesa dell'Apostolo Tito. Come sapete, Tito viene citato nella famosissima lettera di San Paolo, appunto, a Tito, in modo da rivelarne così il loro stretto legame. L'Apostolo Tito è il primo vescovo della chiesa di Creta. Appare per la prima volta nella storia circa il 49 d.C., come appunto seguace dell'Apostolo Paolo e di Barnaba nel Concilio Apostolico di Gerusalemme. Da allora in poi accompagna Paolo come fedele e devoto discepolo nei viaggi apostolici in Asia e in Europa. Intorno al 62-63 d.C., San Paolo e Tito si sono impegnati all'evangelizzazione cristiana di Creta. Tito era molto colto e si era ritrovato a Gerusalemme come testimone oculare della passione e della risurrezione di Cristo. Più tardi, come vescovo a Creta, ha fondato 9 vescovati. La prima chiesa risale al 1210 e opera dei bizantini. Questa chiesa ha assistito a tutte le conquiste dell'isola di Creta da parte dei veneziani, degli arabi, dei turchi, è stata distrutta da incendi e da terremoti. Ecco, quello che vedete qui opportunamente conservato è il cranio di Tito, che durante la dominazione turca fu nascosto a Venezia e poi riportato qua in questa chiesa. Nel 1669, con l'arrivo sull'isola dei turchi, gli oggetti preziosi della chiesa furono segretamente portati a Venezia. La chiesa fu modificata in modo da essere usata come moschea. La chiesa che vedete oggi risale al 1869 e fu ricostruita dopo un rovinoso terremoto del 1856. Dal 1925 la chiesa è diventata ortodossa. Grazie dell'ascolto e se volete iscrivetevi al canale.